quest'anno bisogna fatturare, non ci si può fermare. Stavo pensando di piazzare un ciringhito giù in office, nel cortile. Sono abortito. Peraltro con un po' di sabbia, due sdraio e via. Eh sì, così quando finiamo di lavorare, tac, un po' di sole, un aperitivo e poi tutti a casa. Tra l'altro selezione all'ingresso, è solo gente simpatica e figa. Tutti gli altri in smart working. Signor abortito, Figa, Giorgiana, cosa c'è? Non vedi che sto lavorando? No, in effetti forse non è il momento migliore. Cosa vuoi, le ferie? Ma non esiste, Giorgia, non hai sentito? Quest'anno metto il ciringo in office, così due sdraio, intanto si fattura. No, no, ma io non ho nessun problema a lavorare ad agosto. Anzi, per me Milano è pure più bella. Però le devo fare due richieste. Un contratto e un aumento. È una fetta di culo, no? Ma sono 5 anni che io sono in stage a 500 euro al mese. E in effetti... Allora facciamo così, un contrattino di altri 5 anni in stage per un totale complessivo di 30k. 30k? Bella, grazie signor imbottito. È figa, sono 30k. E soltanto che poi ho fatto bene i calcoli e mi sono reso conto che 30k in 5 anni sono sempre 500 euro al mese. Però onestamente Giorgiana, come puoi pretendere un contratto se ti fai fregare da un trucchetto così banale? Dai, su, le basi, ci aveva provato anche con me una volta. Dimmi, Erede! Non mi bastano più 10 euro al giorno di paghetta, ne voglio 15. Allora facciamo così, ti do 300 euro al mese, va bene? World Fox, provaci, ti denuncio per sfruttamento di lavoro minorile, intesi? No, no, figurati, mi sembra giusto, legittimo, un incremento anche... Sì, ma lei è troppo avanti, signor Nano, cioè io vorrei essere come lei da grande. Nel senso, sono già più grande di lei, però insomma, capito? Guarda, Giorgiana, è meno complesso di quanto tu possa pensare. Basta che diventi un po' più imbruttito. Ma non è che lei potrebbe darmi la mano? Se non ho alternative. Grazie, signor Nano. Prima regola, look e outfit. Mi sembri una nonnina Neanderthal così, dai. Va bene la barba, però bisogna curarla. Se non la curi... Sei un Giorgiana. Bravo, e poi l'outfit, caro il mio Giorgiana. Ti dà credibilità. Non puoi andare in giro conciato così, dai. E poi ad un vero imbruttito non può mancare la creatività a 360 gradi. In che senso? Scuse creative? No, sto arrivando, praticamente sono lì. Soltanto nell'ultimo tratto di strada c'è un traffico che non si può neanche immaginare. Cazzo suoni che è rosso, Giorgiana! Parcheggio creativo? Ma là che bel parcheggio che ho fatto! Oh, scemo di merda, io come cazzo faccio a uscire? Cazzo c'ho un elicottero! E per finire, l'insulto creativo! Oi, Giorgiana, ma che fretta hai? Devi andare all'olio che inita a strafogarti di sushi! No, facciamo una bella roba, che faccio anche un bel parcheggio adesso! Ti parcheggio le mani in faccia, scemo capocchione! E poi training online! Probabilmente ti avrà già fatto fare qualcosa mio padre in office! Veramente suo padre non mi ha mai fatto fare nessun training online! Ma come no? Io nella mia azienda uso Good Habits, la piattaforma top per la formazione online! Sa, dai! Vediamo che corso posso scegliere. Fallire potere, perfetto. Anche a te capitava di essere premiato dalla maestra con un bravissimo sul quaderno? No, signora Coccia, il tempo no. Ma adesso con i suoi consigli vedrà. E infine un vero imbruttito è multitasking. Telefono e mando una mail? Di più. Telefono, mando una mail, caffè? Di più. Telefono, mail, caffè e faccio le fotocopie? Di più, Giorgiana, dai. Verso Yogi, cazzo ti ha preso? Il ballo di San Vito? Sto diventando multitasking, signor imbottito. Guarda che cambiamento! Outfit e look di livello. E poi ti vedo anche più skillato grazie ai corsi di formazione che hai fatto. È proprio per questo che pensavo. Adesso me lo merito un bel aumento. Hai ragione, Giorgia. Facciamo 60k in 10 anni. No, 60k in 10 anni sono comunque 500 euro al mese. Non mi frega mica questa volta. Surprise, Sei bello sveglio oggi. Allora, puoi rifarmi la domanda? Posso avere l'aumento? No. Vabbè, allora accetterò 60k in 10 anni. Bravo, Anderson.